Ok, ragazzi, andiamo verso il terzo. Siamo sempre nel distretto nord e qua ce lo mettono praticamente in mano. Non era una cosa sconcia, o almeno l'era per metà. E noi ne approfittiamo. No, strada chiusa. E allora, 3 su 9 saranno. Nostra opera. Firenze è malata. Dobbiamo curarla. E come? Costringendo la gente a seguire la... Questo mi sa va seguito. Non è saggio da parte tua sfidare i potenti. Potenti. Bene. Tra poco non lo saranno più. No, non mi prenderai. Savonarola saprà del tuo tradimento. Guardie! Guardie! Insegui il nobile e mettilo a tacere prima che raggiunga Savonarola. Va bene. Prendiamolo! Così, Savonarola è il nostro salvatore! Perché resistergli? Cos'è Savonarola, il tuo? Eccolo! Prendete! Dai, cessa! Dappeti! È prosto a arrampicarsi qui, ragazzi. Lo rende lentissimo. Vabbè, nulla sarà come uccidere Sibrando in Assassin's Creed 1, La gente è d'accordo! Altrimenti non ci seguirebbe così! Vabbè. Beh, semplicissima sta missione. Ero una vittima. Non è colpa mia. No, hai fatto una scelta. Mi ha stregato con quella cosa. Cosa? Solo perché gliel'hai permesso. Lo faccio per il popolo. Requiescati in pace. Ragazzi, 2 minuti è durata sta missione, ne facciamo un'altra, no? 2000 fiorini e 3 su 9 uccisi. Ne abbiamo uno qui. E facciamo un'altra. Tu! Ancora tu! Ma perché, famigerato? Che ho fatto? Via. E andiamo. Fate la guardia a questi campi e assicuratevi di proteggere le balle di fieno. Vi parrà inutile, ma è un incarico vitale. Ve lo assicuro. Accuro. Ok, altro punto dove bisogna evitare di farsi vedere. Quanti proiettili abbiamo? Uno. Male. Saranno costretti ad arrendersi. Allora, tanto prendere i ladri potrebbe essere qualcosa di buono. Io non saprei farlo. Non come lui, almeno. Un altro mercenario. Sembra ben armato. Potreste far male a qualcuno. Ma molti si sono messi in rilievo. Ma come mercenario? Ma che cazzo te lo dice che sono mercenario? Scendi giù! Subito! Vi sento borbottare. Pensate che quest'ordine... Ok. Questa è un'uccisione molto buona. Che la nostra stessa esistenza dipende proprio da questo. Magari facendo fuori quei due arcieri lì potrei, sottolineo potrei, non mi credete, vero? Lasciate che mi spieghi. Accedere a quel carro di fieno. In cambio spingono i carri che trasportano le merci ai mercati delle altre città perché vengano vendute. Fuori un altro. È così che l'economia prospera. Dove mi giro? Almeno i ladri non vanno per i cazzi loro.
Scommetto che quello ci rimette l'osso del collo prima o poi. E fanculo. Di un altro. Perfetto così, raga, perfetto. Non so perché la pescammo ogni tanto laghi così. Adesso mi piacerebbe aspettare che tipo lui passi davanti e lo inculiamo. Speriamo ci passi. E poi c'è il bestiame. Ma che tempo, hanno bisogno di fieno per sopravvivere. Non c'è mai quando c'è bisogno. Ed esse, come sapete, ci danno ogni genere di merce. No, ma perché gira di là? No! Mi è chiaro adesso? Capite perché il fieno non deve cadere in mano nemica? Per cui non trascurate il lavoro che state facendo. Vieni qui, ti prego. Alla nostra causa. No, gira di là. Che dopalle. Ops. Vieni qui. Domani potresti essere investito da un cane. Trafitto da. Magari è la mia. Un'altra povera anima che va verso San Pietro. Che sudata. Un cadavere. Guardie! Guardie! Tutto questo c'è una lezione. Vivi ogni giorno come fosse lì. È l'unico modo per ucciderlo. Salute a voi. Preso. Con calma e con fatica, anche il culo diventa fica. Ho portato troppi insulti. Per loro io ero un contadino sempliciotto. 4 su 9. Il loro rispetto. Di sicuro non hai il mio. Per quanto sia penoso il trapasso, lieto sarà il tuo sonno. Requiescati in pace. E anche la zona nord-ovest è stata liberata dai luogotenenti di Savonarola. Siamo quasi a metà. Siamo a 4 su 9, qua. Devi nasconderti, coglione. Trovatelo! Zitto. A posto. Grande Paola, cazzo, grande Paola! A posto.